Benvenuti alla Meglioli Camper di Modena. Io sono Roberto e oggi vi presento il nuovo arrivo, l'Autostar Privilege P730LC. Il P730LC è montato sulla meccanica 2.2 Ducato 140 cavalli. Troviamo questa bellissima mascherina nera che lo fa diventare veramente cattivo. E troviamo la tecnologia dei fari che andiamo a inquadrare full LED. Non mancano i bellissimi cerchi in lega del 16. Troviamo le finestre Sense a filo. Troviamo questo grande garage con la possibilità, che dopo andremo a vedere, ad altezze variabili il letto e due portelli d'entrata. Sempre nel garage troviamo il riscaldamento, che abbiamo una bocchetta in fondo. Troviamo questo comodissimo vano per poter mettere la seconda cassetta WC. Tutti caricabatterie e salvavita sono schermati. Abbiamo la luce, anche questa a LED, e i binari già incassati, col discorso praticamente dei golfari. In più troviamo, come in tutti gli Autostar, questo sistema antigraffio nella base del garage. Nella parte posteriore, come vedete, molto pulita, in funzione anche perché è un veicolo elegante, non ha delle grosse cose da dover mettere. In più abbiamo già la predisposizione per il portabici della fiamma. Da questa parte troviamo l'altra entrata garage, vano cassetta WC, doccetta esterna, qua troviamo logicamente l'attacco, e il vano portabombole in posizione bassa per essere comodi a caricare le bombole. Ma non perdiamo tempo, visitiamolo all'interno, grazie al nostro operatore Drago. Autostar Privilege, il privilegio di avere un camper eccezionale. Eccoci nella grandissima dinette, il Privilege. Quindi abbiamo un tavolo ampliabile, quindi date qualche spazio e possiamo muoverlo come ci pare. Veramente una comodità. Come potete notare, non abbiamo il letto basculante. Questo ci consente di avere praticamente un piccolo motorhome, perché abbiamo uno spazio veramente gigantesco. Troviamo armadietti, un filo di armadietti, 4 pensi da questa parte, 2 pensili da questi, molto molto profondi, differentemente dal letto basculante, e con il suo sistema AIR, che praticamente ci consente di avere una traspirazione continua dentro i vari mobiletti. Nella parte anteriore troviamo il maxi oblò con manovella apribile, dotato di zanzariera e oscurante. In più, luci da lettura LED. Abbiamo un oblò 70x40 nella zona centrale, un midi Echi sempre con manovella e 2 finestre nella zona, quindi veramente una luce incredibile. Qui troviamo Ducato 2.2 con il nuovo volante, con comando al volante per il discorso dell'autoradio e cruise control. Abbiamo anche un comodissimo oscurante plissettato sia nella parte anteriore anche laterale. Autoradio con sistema DAB e telecamera di retromarcia. Sopra la zona, diciamo, pilota, abbiamo anche qua tanto spazio, quindi abbiamo 2 vani aperti e un'altra in questa cappelliera possiamo appoggiarci tutti le nostre cose. I sedili girevoli Captain Chair hanno braccioli regolabili logicamente e sono foderati in questa fantastica ecopelle. La dinette face to face è trasformabile abbassando il tavolo in un letto singolo, ma anche volendo anche matrimoniale, in 2 persone strette ci stiamo. Poi troviamo sotto ai sedili
sedile fronte passeggero, quindi il sedile che ci consente di avere la comodità durante il viaggio e un'inclinazione come sedili da auto. Come dicevamo prima, guardate veramente lo spazio che abbiamo qua senza il letto basculante, quindi troviamo, come vi abbiamo fatto vedere anche prima, veramente tanti mobili. La zona cucina, abbiamo uno spazio anche anteriore, qua eventualmente per la macchinetta del caffè volendo, abbiamo due grandi fuochi, intanto le pentole alla fine sono sempre due che si utilizzano, e se ne avessimo un terzo, intanto la terza pentola non ci starebbe. Abbiamo un lavandino profondo, quasi una ventina di centimetri, in acciaio, dove poter appoggiare le nostre pentole comodamente. La zona sotto la cucina ha in dotazione questo carrello molto comodo. Abbiamo altro spazio nella zona sottostante e due comodi cassetti. Qua sotto invece abbiamo la zona dove troviamo praticamente tutti i rubinetti del gas. Il frigorifero, troviamo un frigorifero di 150 litri, sempre automatico, quindi fa tutto lui quello che deve fare da solo. In più, nella parte superiore, troviamo già la predisposizione per un forno a gas. Prima dimenticavo la porta con due punti di chiusura. In più, nella parte interna, troviamo anche la nostra comodissima zanzariera. Ma eccoci qua. Invitiamo il nostro operatore Drago a visitare questa zona. Quindi la nostra camera da letto. Uno spettacolo. La porta del bagno si può utilizzare anche per fare divisoria, quindi anche chi è nella zona praticamente giorno, se uno si deve spogliare, con questa porta ci consente una privacy sicuramente ottimale. La zona bagno è dotata del lavandino in termoformato. La zona bagno è fornita del lavandino in termoformato, un mobile pensile che troviamo con sistema scorrevole, il nostro WC. Non manca una doccia veramente ampia con il suo blò. Guardate che spettacolo. Ma torniamo nella zona camera da letto. Quindi abbiamo, oltre alla porta che vi ho fatto vedere prima, abbiamo anche questa porta scorrevole che ci consente, nel caso abbiamo ospiti nella parte anteriore, poter stare in privacy nella nostra alcova e avere i bagni sempre liberi. Sicuramente questo letto XXL è veramente grande. In più troviamo due comodi armadi nella parte destra e nella parte sinistra del veicolo. In più questi comodi pensili. Sicuramente anche le prese di corrente non mancano. Come potete notare, abbiamo già una predisposizione 12 volte HDMI nella zona dietro per poter anche mettere un altro televisore, la presa 220 e comode prese USB per le ricariche dei nostri cellulari nei due, diciamo, comodini. Il riscaldamento è affidato alla sempre efficiente stufa combi. Un'altra cosa da non dimenticare sono le due finestre sia a destra che a sinistra e l'oblò per una maggiore areazione. Sotto il letto troviamo il meccanismo per poter rialzare il letto, così abbiamo il volume variabile per poterci mettere comodamente le nostre biciclette. Qui vediamo il letto nella massima altezza, adesso vediamo lo spazio che riusciamo a ottenere. Guardate che roba, veramente immenso. Mentre siamo qui troviamo anche il serbatoio delle acque chiare, molto comodo anche per la pulizia con questi due tappi di ispezione. Come avrete notato abbiamo veramente tanti punti luce sul tetto, quindi abbiamo due oblò 40x40, uno nella zona notte, uno al centro, un 70x40 nella zona dinette e lo sky view che danno a questo veicolo un importante e meraviglioso sgoccioli di luce. Scusate, mi sono un attimo emozionato, anzi impapinato, volevo dire un'illuminazione di livello superiore, scusatemi ancora.
Come avete notato, questo veicolo è veramente fantastico come spazi, luce e tutto. In più, tutta la parte esterna e il tetto sono in vetro resina antigrandine. Abbiamo, come vi dicevo prima, questa zona senza basculante, quindi diventa veramente un piccolo motorhome. E non vi resta altro che venirci a trovare e toccarlo con mano. Un saluto a tutti da Roberto e dalla Meglioli Camper. Ciao!